come Lega strafelice, perché siamo tornati a correre, a volare in Lombardia, in Veneto, anche in Piemonte e anche al sud. E quindi voglio meritarmi uno per uno questo 1.700.000 voti, che sono tantissimi, 500.000 di voti in più rispetto all'anno scorso, quindi vuol dire che la gente è tornata a dar fiducia alla Lega e ne sono orgoglioso anche personalmente. Il centrodestra è in difficoltà e quindi io invito Berlusconi a ripensare il centrodestra, ad avere più coraggio, ad avere un buon ricambio. E se mi viene a firmare i 6 referendum della Lega per cancellare la legge Fornero, per togliere dalle strade la prostituzione, per limitare l'immigrazione clandestina, si torna a dialogare, perché penso che le promesse di Renzi non dureranno molto. Più del 6% in Italia, non si spiega col solo voto lombardo? No, è bello, provincia di Sondrio il 35%, forti a Bergamo, a Brescia, ma è bello anche il voto di Roma, è bello il voto calabrese, il voto pugliese. Evidentemente è una Lega che dimostra concretezza, che non ha ceduto all'insulto degli altri, assassino, buffone, poveretto, rispetto chi ha votato per gli altri. Il successo del PD è indubitabile e mi stimola a far meglio anche nelle regioni dove governiamo, in Veneto e in Lombardia, perché avere un'opposizione forte rende più forti anche noi. Risultato di soddisfazione anche a Milano, le ha detto da oggi cominciamo la campagna per a posto di sindaco. Beh, aver preso come Matteo Salvini 380.000 preferenze in tutta Italia è una roba inimmaginabile, e aver preso 200.000 preferenze nel mio collegio, nella mia Lombardia, in Piemonte, significa che si può cambiare e che Milano non si può rassegnare a Pisapia. Un centrodestra serio, moderno, determinato, coraggioso si riprende Milano, così come tante altre città che la sinistra ha un po' ingrigito e intristito. Prima ha detto anche noi andremo in Europa per cercare di arginare l'inciucio che ci potrebbe essere. Lei teme delle larghe intese anche in Europa a questo punto? Ci saranno sicuramente. L'accordo fra socialisti e democristiani è lì da vedere, perché nessuno dei due ce la fa da solo, però la differenza rispetto ai 20 anni passati è che c'è un'opposizione. Ci siamo noi, c'è Marine Le Pen, ci sono gli austriaci, ci sono gli olandesi, gli svedesi, gli inglesi, e quindi la difesa della nostra economia, della nostra agricoltura, del nostro commercio, della nostra pesca, del nostro turismo, questa volta non la facciamo da soli, ma la facciamo in tanti, ed è un'altra musica. Come pensate di ripartire? Lei ha detto che tra pochi giorni vedrà appunto la Le Pen, da dove si potrebbe riniziare a ricostruire una nuova Europa? Da una moneta più giusta, che non è la moneta tedesca che abbiamo in tasca, che è una moneta che gli elettori europei hanno bocciato, dalla difesa dei confini da un'immigrazione clandestina insostenibile, dal tenere gli occhi aperti dal fanatismo islamico che abbiamo in casa, e lo dico proprio mentre il Papa è in Terra Santa a parlare di pace e fratellanza, e fa bene, però bisogna stare con gli occhi aperti, perché c'è qualcuno che pace e fratellanza nel nome dell'Islam non la vuole portare. E poi soprattutto del lavoro, l'alleanza con la Le Pen è un'alleanza fondata sul lavoro, sul ridare dignità al lavoro. In Italia ha sorpreso molto il risultato del PD, in Europa invece qual è il risultato che l'ha sorpreso maggiormente? Il voto ai tedeschi anti-euro, che mi significa che l'euro è arrivato al capolinea, perché perfino i tedeschi, sono quelli che ci hanno guadagnato di più di tutti, hanno dato il 7% a chi dice basta, l'euro è una moneta sbagliata anche per noi che ci abbiamo guadagnato. Salvini ancora in Europa oppure scandalo? Mi hanno eletto per andare a far battaglia a Bruxelles e ci vado volentieri a difendere gli interessi dei milanesi, non solo, però io sono nato a Milano 41 anni fa e voglio una città diversa, una città europea, una città dove si lavora, dove si cammina per strada, una città pulita, una città frizzante, non è la città di Pisapia. Riprendere l'accordo con Berlusconi e ripetere uno schema che c'è già stato in passato, che è stato rischioso in passato e contestato, vi sentite abbastanza forti per rifarlo? Non mi piacciono le minestre riscaldate. La Lega è la Lega, e se fa la Lega prende una marea di voti, l'abbiamo dimostrato. Spero che anche il resto del centrodestra torni a essere centrodestra e non a balbettare un po' di qui, un po' di là sull'euro, sull'immigrazione, vado con Renzi, vado via da Renzi, voto la Fornero, non voto la Fornero. Se il centrodestra fa il centrodestra non ce n'è per nessuno. Grazie, buon lavoro, buon lavoro.